Bene, buongiorno a tutti, mi chiamo Luca De Lucchi e oggi vi presenterò un po' G-Sosting, che è la piattaforma cloud di pubblicazione di dati geografici sul web. E perciò vi condivido qualche slide che ho preparato e poi alla fine faremo qualche domanda e vi farò vedere anche come funziona. Ok, dovreste vedere le slide in questo momento. Corretto? Datemi qualche feedback se vedete le Per ora slide. no, aspettiamo un attimo. Ora sì. Ok, Sì, perfetto. vai. Allora, che cos'è G-Sosting? G-Sosting, come vi ho accennato prima, è una soluzione cloud per pubblicare mappe sul web in pochi e semplici passi, veramente. Quando mi è stato presentato per la prima volta, sono rimasto sbalordito dalla semplicità con cui si possono pubblicare le mappe. Qua sotto vedete quattro lo loghi che sono i quattro software principali, perché non sono gli unici, ma sono i principali su cui si basa G-Sosting. Vi spiegherò brevemente che cosa fanno i quattro software e come, poi vedremo dopo come si interfacciano l'uno con l'altro. Partiamo da sinistra a destra. Il primo è QGIS, probabilmente tutti voi conoscerete già QGIS. QGIS è il software GIS open source più utilizzato al mondo, probabilmente. Da quello che leggevo a circa 400.000 aperture giornaliere o qualcosa del genere, poiché quando si apre il QGIS viene mandato un log a un server e perciò con queste informazioni riescono più o meno a stabilire quanti utenti sono. Perciò incominciare su un numero abbastanza importante. QGIS è un software GIS prevalentemente desktop, ma non solo quello, ha anche una parte di server che serve per condividere i vostri dati sul web attraverso degli standard, che ha standard che si rifanno a OGC, all'Open Geospatial Consortium, e la forza di questo server è che utilizzando un progetto di QGIS riesce a riportare anche su questi servizi standard tutta la parte di visualizzazione che avete impostato in QGIS, perciò mantiene lo stile che avete impostato per i vostri layer sul desktop anche sul server. Questo probabilmente a livello di software open source è l'unico prodotto che lo consente, poiché gli altri software GIS solitamente si specializzano o solo per fare la parte desktop o solo per fare la parte web. Il secondo logo è quello di Lizmap. Lizmap è un client web sviluppato dal francese che si basa su QGIS. Perciò esiste un plugin per QGIS che crea un file di configurazione e poi passando questo file di configurazione e il file del progetto di QGIS a Lizmap è in grado di creare in modo molto semplice un WebGIS, perciò di far visualizzare i vostri dati che avete su QGIS direttamente su un WebGIS. Il terzo è PostGIS. PostGIS è l'estensione spaziale di PostgreSQL. PostgreSQL è un database molto potente e con grandi prestazioni, viene utilizzato in ambiti di grandi ditte, ma anche in casi di emergenze, perciò per esempio so di enti di salute che utilizzano Postgres come database al posto di Oracle. E Postgres estende questo database con tutte le funzioni e le tipologie di dati spaziali.
Perciò su PostGIS potete salvare i vostri dati geografici, potete salvare un layer di punti, un layer lineare o un layer poligonale, e poi su questo, oltre a salvarlo e poi visualizzarlo sul QGIS, potete anche fare delle operazioni. Ci sono funzioni per creare, per esempio, dei buffer, per fare intersezioni tra due layer, per fare delle selezioni di punti all'interno di un poligono, eccetera, eccetera. PostGIS sicuramente è un elemento molto importante e soprattutto l'ISMAP permette di fare editing online solamente se i layer che avete condiviso tramite QGIS è basato su PostGIS. Perciò se nel vostro progetto di QGIS avete un layer in shapefile o geopackage, dall'ISMAP non potete fare un editing. Se invece quel layer è su PostGIS, allora l'ISMAP vi permette anche di fare l'editing online direttamente di quel layer lì, senza dover passare da QGIS o da qualche altro client GIS. L'ultimo è Nextcloud. Nextcloud è un software per la creazione di un cloud. Di un cloud prevalentemente di condivisione dati, ma non solo, perché vi permette anche di salvare delle rubriche, di accedere alle vostre mail, perciò avere le mail tutte in un posto, in un cloud. Non è un server mail, perciò non è in grado di mandare mail, però ha un sacco di plugin, per esempio ha un plugin anche per fare l'editing online tramite LibreOffice, perciò tramite un plugin è possibile installare LibreOffice sul proprio server e dopodiché fare l'editing condiviso tra tutti i vari utenti di Nextcloud. Nextcloud è probabilmente attualmente il software di cloud open source più potente. È nato da un fork di un progetto che si chiama OnCloud, che è andato avanti per un po', ma poi, bene o male, si è arenato e Nextcloud ha preso tutte le funzionalità, ovviamente, del vecchio, più un sacco di funzionalità nuove che permettono di utilizzarlo tanto da tutti i vari sistemi operativi. Avete anche un client per Android e per iPhone, perciò potete condividere i vostri dati anche dal cellulare. È sicuramente un bel progetto. Ora vediamo come questi quattro software si parlano assieme. Questa qui è un po' la procedura che viene fatta quando un utente incomincia a utilizzare GSHosting. Quando vi registrate a GSHosting, vi permette di vi vengono creati in automatico un account sul Nextcloud di GSHosting e un account sull'ISMAP che sono installati sul server di GSHosting. A quel punto lì dovrete collegarvi per la prima volta a Nextcloud tramite un browser web. E a quel punto lì potete poi collegare la vostra applicazione di Nextcloud che avete installato sul vostro computer e così scaricare per esempio i primi dati demo. Quando vi registrate in automatico viene creata una cartella demo che vi permette di fare dei test e vedere che tutto funzioni correttamente. Fatto questo potete lanciare il vostro desktop di QGIS più dove avete installato anche il plugin di LeetSwap e incominciare a modificare questo progetto demo per vedere come funziona, oppure potete incominciare a creare il vostro progetto o aprire il vostro progetto che avete già creato per fare le ultime modifiche, creare col plugin di LeetSwap il file di configurazione di cui vi ho parlato prima, che è richiesto da LeetSwap. E fatto questo potete caricare tutto all'interno della vostra directory di Nextcloud. Quando avete fatto la connessione di Nextcloud col client sul vostro computer, vi chiederà una directory dove andare a salvare i dati. Questa directory qua deve diventare la directory dove voi lavorate comunemente con tutti i progetti che volete poi condividere all'interno di GSHosting. Dentro questa directory, noi l'abbiamo già suddivisa con alcune cartelle, una cartella dove
suggeriamo di salvare raster, una cartella dove suggeriamo di salvare vettoriali e una cartella dove potete salvare i loghi, i temi che volete utilizzare all'interno del vostro progetto. Dopodiché, nella directory principale andrete a salvare tutti i file, i progetti di QGIS e i file di configurazione di Lisp. Ricordatevi che QGIS, quando salvate un progetto, vi permette di salvarlo in due formati: in formato QGS, che è un formato plain, perciò pulito, che può essere aperto da un file di testo, oppure il formato QGZ. Il formato QGZ invece è un file compresso e questo file compresso non è supportato ancora da Lisma. Perciò ricordatevi, quando andate a salvare il vostro progetto QGIS, di salvarlo in formato QGS e non QGZ. Una volta che avete salvato tutti i vostri dati e i vostri file di configurazione su Nextcloud, questo in automatico andrà ad aggiornare il repository sul server. E in automatico anche l'ISMAP andrà a leggere le nuove informazioni dai file di configurazione che avete passato. Vedete, sul server abbiamo QGIS, in questa volta in formato server, che sarà in grado di leggere i vostri progetti di QGIS e realizzare i servizi VMS, VFS, VCS dei layer che avete selezionato, in modo tale da visualizzarli poi all'interno di Lisma. Inoltre abbiamo anche un server di PostGIS, dove potrete salvare i vostri dati senza utilizzare altri formati. Mentre Nextcloud, QGIS Server e Lismap vengono installati per tutti gli utenti, per quanto riguarda PostGIS dovete selezionare l'utente di lì. Adesso poi, dopo vi farò vedere i vari piani, un piano che ha PostGIS anche supportato. Vi permette anche, per esempio, se voi lavorate in un'istituzione che ha già un server PostGIS, questo server PostGIS deve essere ovviamente accessibile pubblicamente, di utilizzare un altro server che non è direttamente quello che è installato all'interno di G-Software. Il passaggio successivo, dal nostro server, come vi dicevo, vengono creati dei servizi standard della Open Geospatial Consortium. Open Geospatial Consortium è una fondazione che mira alla standardizzazione di processi, di formati dati e di servizi per far sì che i software siano in grado di avere interoperabilità, perciò che con una stessa chiamata vengano forniti le stesse tipologie di dati. Per esempio, le chiamate più famose sono quelle, probabilmente sono le WMS, Web Map Service, che vi permettono di ottenere delle mappe da un determinato server. Perciò, tramite questi formati qua e tramite ovviamente il formato HTTP, perciò il web in sé, o HTTPS, possiamo accedere ai nostri dati. I dati poi li andremo a vedere sul client di Lismap tramite un browser, che può essere installato, ovviamente il browser può essere sul vostro computer, ma potrebbe essere anche sul vostro smartphone, perché Lismap è già mobile ready, perciò è in grado di adattare la visualizzazione sullo smartphone o su un pad. Ovviamente il tutto è customizzato anche per mobile e per tablet, però funziona molto meglio su uno schermo grande, perciò su un computer, poiché le icone, le picture handling sono un pochettino più complesse da gestire, però è possibile farlo. Vediamo un po' le caratteristiche di G-Sosting. Ovviamente è veramente semplice da usare e da configurare. La configurazione viene per lo più fatta da G-Sosting in sé. Quello che dovete fare voi prevalentemente è la configurazione di Nextcloud sul vostro computer.
Inoltre, è semplice perché QGIS è un software abbastanza semplice, c'è tanta documentazione sia per QGIS che per LeetSmart che per Nextcloud. E poi, ovviamente, quando vi registrerete, vi verranno forniti un paio di tutorial per vedere come lavorare direttamente. Quello che vi ho spiegato prima, per lo più, viene riportato anche nelle slide in modo tale da poterlo seguire in modo più agevole. All'interno di LeetMap trovate tutte le funzioni basilari di un moderno web, GIS per Shawl, Pan, Zoom, l'interrogazione, la possibilità di condividere una determinata porzione di mappa direttamente con un permalink, e potete fare editing, come vi dicevo. L'interoperabilità: tutti i progetti di QGIS forniscono anche dei, ovviamente, se voi lo selezionate nel file di configurazione di LeetMap, potete anche dire di no, però non è un grosso vantaggio. Vi crea in automatico tutta una serie di servizi standard OGC. Anche lì potete selezionare se volete fare soltanto il VMS, se volete fare anche il WFS, che è per WFS sta per Web Feature Service, e serve per renderizzare dei dati geografici in formato vettoriale. Perciò vi viene ritornato un GML che potete, per esempio, visualizzare su QGIS, fare lo styling, fare filtraggi e tutte le operazioni che possono essere fatte su un vettoriale vero e proprio. Mentre il VMS è un'immagine che è georiferita, però è un'immagine, perciò non potete andare a fare delle modifiche. Vi permette di stampare, e qua c'è una cosa molto interessante perché le stampe utilizzano i layout che andate a creare, a configurare all'interno del vostro desktop di QGIS. Perciò voi vi potete creare un layout di stampa in QGIS e poi ritrovarvelo in LeetMap per poter stampare quella determinata area con lo stesso layout. Come vi ho già detto prima, c'è la predisposizione per dispositivi mobili, e anche, come vi ho già detto prima, è possibile di fare l'editing online, ovviamente solo su layer che vengono forniti tramite un formato di PostGIS. Adesso passiamo un attimo ai piani di GSHosting. GSHosting ha attualmente quattro piani e li vediamo tutti e quattro dal più semplice a salire. Il base è pensato per piccole e medie imprese o pubbliche amministrazioni, e vi permette di pubblicare dati semplici sul web. Nel base sono compresi, come vi dicevo prima, un account di GSHosting che comprende anche un account su Nextcloud e su LeetMap. Perciò sarete in grado di pubblicare i vostri dati raster o vettoriali direttamente su LeetMap senza grosse problematiche. Questo non vi permette di fare l'editing online. Altra cosa da sapere è che sul base e anche sul full tutti i vostri progetti saranno accessibili a tutti, saranno pubblici, non potete dire che volete un progetto privato. Il full ha le stesse caratteristiche del base, in più ha l'editing online, perciò vi creiamo anche un accesso sul server di PostGIS con l'utente dedicato e un database dedicato dove siete voi siete i proprietari di quel database. Perciò potete crearvi tutte le tabelle che volete e queste tabelle le potete collegare ai vostri progetti in modo tale da poter permettere l'editing online delle mappe. Il passaggio successivo è il private. Qua passiamo già a, secondo me, delle imprese, delle pubbliche amministrazioni medie e grandi che hanno necessità diverse da utenti base. Anche in questo caso qua c'è l'editing online. Nel private in automatico viene creato anche l'account di PostGIS con il database di PostGIS. Che cosa ha di differenza rispetto a quelli precedenti? Ha delle prestazioni più elevate. Perché? Perché, va a
Vi è un'istanza dedicata di QGIS Server e di LeetMap. Mentre tutti gli utenti del piano base, del piano full, condividono lo stesso QGIS Server e la stessa istanza di LeetMap, il private ha un'istanza di QGIS e un'istanza di LeetMap dedicati. Questo vuol dire che quando un utente andrà a visualizzare dei dati su un progetto di un private, utilizzerà il QGIS dedicato di quel private lì. Perciò questo permette delle prestazioni più elevate perché probabilmente ci saranno meno richieste rispetto al QGIS che viene utilizzato da tutti gli utenti base. Inoltre vi permette di avere dei progetti privati, poiché avrete il pieno controllo di LeetMap, perciò avete anche il pannello di amministrazione di LeetMap in questo caso, e potete dire che alcuni progetti possono essere pubblici o altri possono essere privati, e perciò solo gli utenti con l'utente password di LeetMap potranno accedere. Come l'ultimo punto si rifà un po' a questo, avete la gestione degli utenti, perciò potete creare voi degli ulteriori utenti che siano soltanto in visualizzazione o che possano fare l'editing di alcuni layer, mentre altri invece non lo possono fare. L'ultimo piano è l'Enterprise. L'Enterprise è il piano con prestazioni più elevate, ancora più elevate del private, e anche questo è pensato per medie e grandi imprese o pubblica amministrazione. La cosa dell'enterprise è che avete un controllo totale del software, nel senso che l'enterprise viene fatta un'installazione ad hoc su un server virtuale che è dedicato per quel determinato utente. Perciò, essendo un'installazione dedicata, avrete accesso come amministratori a tutti i software che ne fanno parte. Perciò avrete accesso a Nextcloud come amministratore, avete accesso a LeetMap come amministratore, avete accesso a PostGIS come amministratore di tutto il server, non solo di un determinato database, e in più avrete anche un pannello di controllo dove potrete creare, eliminare, disabilitare gli utenti di tutta la vostra, infrastruttura. Perciò l'Enterprise viene utilizzato, è pensato per ditte che devono fare servizi molto importanti, che hanno bisogno di profilare utenti, che hanno bisogno magari di accedere a Nextcloud perché vogliono impostare dei limiti diversi da quelli di default. Sicuramente con questi quattro piani pensiamo di poter coprire tutte le necessità dei vari utenti. Perciò, partendo dall'utente che ha la necessità solo di pubblicare i suoi dati in modo veloce e semplice, alla ditta che vuole fare magari anche del business sopra questo progetto qua, perciò dividere i progetti di QGIS tra pubblici e privati, dare accesso soltanto a determinati utenti e migliorare ancora di più le prestazioni scegliendo i server in base a quello che l'utente si aspetta. Il futuro di G-Sosting, parliamo che questa applicazione di G-Sosting che stiamo sviluppando, siamo proprio agli sgoccioli, verrà rilasciata probabilmente la settimana prossima, però stiamo già pensando a quali migliorie possiamo andare a presentare nel futuro e attualmente le due cose su cui probabilmente lavoreremo e non sono neanche probabilmente nell'ordine giusto, la prima cosa è il supporto multilingue completo. Ad oggi abbiamo supporto prevalentemente in inglese, è stato pensato tutto in inglese con una buona traduzione in italiano, perciò abbiamo quasi tutto tradotto in italiano, però pensiamo che per allargarci anche ad altri mercati possa avere senso tradurlo anche in altre lingue. E poi invece, questa qua è la parte tecnica più interessante, è provare a utilizzare client diversi da quello di LeetMap. Questo
Questo qua sarà possibile probabilmente solo per gli ultimi due piani, per il private e per l'enterprise, però l'idea è quella che l'utente che si iscrive a un piano private, per esempio, possa decidere quale client utilizzare. Qui ho fatto alcuni esempi, oltre all'IDVAP c'è G3V Suite, che è un client di QGIS sviluppato da una ditta italiana che si trova a Lucca. Eppure il QGIS Web Client, che è un client anch'esso che si basa su QGIS, sviluppato da una ditta svizzera. E in questo caso qua stiamo pensando di provare a implementare questo modo qua e perciò dare un'opportunità in più all'utente quando si andrà a registrare di capire qual è il client che gli è più consono in base alle prestazioni, in base alle funzionalità che dà, e poi selezionare quale client utilizzare. Le slide sono finite. Vi ricordo che mercoledì 6 dicembre ci sarà un nuovo jailbreak. Se volete alcune informazioni in più, oltre alle domande che potete fare adesso, potete scrivermi alla mail che trovate qua. E perciò adesso chiudo le slide. Vorrei capire se c'è qualche domanda da parte persone che ascoltano e poi se no vi faccio vedere velocemente quello che si può fare con gli SOSTIC. Se avete qualche domanda potete o scriverla in chat oppure penso anche che si possa alzare la mano e darvi parola. Forse è meglio scrivere in chat in caso. Se adesso non avete nessuna domanda, forse c'è qualcosa. Ah, dimensione degli spazi disponibili, giusto. Dovevo metterlo sui vari piani. Allora, il base parte con 5 GB, il full con 10, il private, se non ricordo male, 50 e l'enterprise parte da 80 giga. Però è possibile acquistare dello spazio ulteriore. Abbiamo diversi tagli, mi sembra 10, 50, 100, 200, 500 e 1 tera, se non mi ricordo male. Perciò sì, lo spazio di default è quello lì e poi si può vedere, si possono procedere. Allora, quando vi registrate, quando sarà attivo tutto il sito e tutto, è possibile provare il servizio, perciò quando vi registrate, appena vi registrate sul portale di Digisosting, vi crea in automatico un utente col piano base e con un solo giga a disposizione, fino a che non accettate un piano, comprate un piano, e questo periodo di prova dura 31 giorni. Perciò da quando vi registrate avete 31 giorni per fare tutte le prove. Dopo il 31° giorno il vostro utente verrà disabilitato. E poi quando avete provato, poi potete decidere se comprare un piano e di default vi viene dato il piano base, come vi dicevo, però poi potete cambiare al piano full, per esempio se siete interessati ad avere PostGIS, e così potete vedere il testare PostGIS non è una grossa funzionalità perché è come utilizzare un PostGIS qualsiasi. L'unica cosa è che se non avete un server, potete per esempio utilizzare PostGIS in locale sul vostro QGIS desktop, però quando dovete andare online dovete avere un server PostGIS accessibile dal nostro server. Questo modo qua, dandovi il full, vi creiamo già tutta l'infrastruttura necessaria ad avere anche PostGIS e potete poi spostare i vostri layer da shapefile o geopackage a PostGIS. Ecco, già che ho citato il shapefile, per consiglio generale vi consiglierei di utilizzare più un geopackage piuttosto che uno shapefile perché ha tante funzionalità e molti meno limiti di uno shapefile, perciò
quando anche fate lavori che non dovete condividere con altri, di default utilizzate Job Package, che è molto più utile e funzionale. Allora, se ho un PostGIS e un archivio foto già attivi e pubblicati. Allora, quel PostGIS è accessibile da ovunque? È soltanto installato su una tua macchina nel locale? Dunque, se il PostGIS è pubblico, sì, potete utilizzarlo anche per i private e anche per l'enterprise. Vi verrà comunque creato un database PostGIS in automatico che non utilizzerete, e perciò basta che nel vostro progetto di QGIS impostate il percorso corretto. Invece, per quanto riguarda l'archivio di foto, bisogna capire anche questa cosa qua, cioè se le foto sono accessibili dal web, direi che non ci dovrebbero essere problemi. Perciò quando su Lidmap caricate una foto, cioè assegnate quell'URL della foto a una determinata feature, dovrebbe essere in grado di visualizzarla. Se invece è in locale o su una macchina, anche su un server, che però non è accessibile tramite web, a quel punto lì l'archivio delle foto dovrebbe essere spostato da qualche altra parte. Ok, allora io intanto vi faccio vedere brevemente le varie cose che ho qua. E se riesco, un attimino che sposto questo di qui e questo qua lo metto. Allora, vi condivido tutto lo schermo, così dovreste essere in grado di vedere tutto. Ok, dovreste vedere adesso una mappa. Partiamo da QGIS, anzi, forse è ancora meglio partire da Nextcloud. Ok, allora, questo qui è il client di Nextcloud. Io sono sotto Linux, perciò se per caso vedete lo stile leggermente diverso rispetto a quello che potete vedere su Windows, non preoccupatevi, soltanto perché lo stile di default di Linux è diverso da quello di Windows. Questo qui è il client di Nextcloud dove ho associato il mio cloud di hosting. Attualmente, vedete che io ho tre diverse istanze di Nextcloud, perciò posso crearmi anche un nuovo account direttamente di qua. Perciò quello che dovreste fare quando verrà creato l'utente su G-Hosting è di fare un sign up with provider. No, scusate, login, vi chiede il server, vi metterete il server che vi verrà comunicato. Dopodiché, adesso per esempio, io metto il mio privato. Vediamo se prende tutto. Vediamo se .com esiste. No, non accetta. Bisogna mettere quello vero. E dopodiché vi farà la sincronizzazione. Questi qua sono i file che ha sincronizzato dal server al mio client. Adesso vi faccio vedere il server.
Questo qui è l'interfaccia di Nextcloud tramite il browser. Come potete vedere, abbiamo la cartella media, raster, vector. Dentro vector ho un geopackage demo con dentro dei dati. E poi qua ho i due file di configurazione. Questo qui è il file di configurazione di QGIS e questo qua è il file di configurazione di LISMA. Gli stessi li possiamo vedere. Li possiamo vedere anche dal file manager su gsoftig 2, qua. Ecco qua, vedete gli stessi file che sono condivisi con la mia directory. Poi ho il mio QGIS dove, per esempio, vado su home gsoftig 2 e apro il mio demo project. Lo rivedete uguale perché bene o male non cambia nulla. Ok, vedete che qua mi ha caricato il mio progetto. Quando lo salvo, lui lo va a salvare sulla mia cartella condivisa con Nextcloud e lo carica di là. Adesso vado a fare una modifica, per esempio, in LISMA. Vado ad aumentare un pochettino lo zoom perché non mi piace ancora tanto quello che ha messo. 10 milioni, facciamo 20 milioni. Come 20 milioni. E faccio applica. Anzi, faccio anche un'altra cosa, così i punti di interesse attualmente sulla mappa qua. Come resiste. Ovviamente qualcosa non doveva funzionare, ovviamente abbiamo visto fino adesso, ma per quale motivo non va? Eccolo qua, apparso, carichiamo. Ok, vedete che i punti di interesse non sono abilitati di default. Adesso io qua su LISMAP gli vado a dire che devono essere attivati. Faccio apply. Ok. Qui risalvo il progetto perché per essere sicuri. Di qua me l'ha modificato recentemente. Se andiamo a vedere, qua sta caricando, vedete? Carica su 2,6 MB di file. Dice che tutto è stato sincronizzato. Per sicurezza, adesso per farvi vedere a voi, vado qua, ricarico. E mi dice, vedete qua, che il file di QGIS è stato modificato un minuto fa, mentre questi due file qua sono stati modificati recentemente. Adesso lasciamo un minutino a LISMAP per capire il tutto, vediamo. Adesso di nuovo mi dà che non c'è e poi riapparirà come prima. Ecco qua che è riapparso. E vedete che il puntino qua, il punto di interesse, è stato abilitato. Poi ovviamente io posso disabilitarlo. E qua abbiamo fatto la modifica. Più o meno questo qui è il funzionamento di gsoftig. È uno strumento che mette assieme i software open source più interessanti, sicuramente più stabili e più utilizzati, creando un sistema cloud molto semplice da utilizzare.
Detto questo, direi che no, Nextcloud viene sempre creato in automatico perché utilizziamo una versione installata sul nostro server. Quando voi vi registrate a GSosting, in automatico viene creato anche un account su Nextcloud. Quando vi registrate al portale, l'utente e la password che utilizzate viene condivisa tra tutti i servizi. Perciò con lo stesso utente e password potete collegarvi a Nextcloud, a Leadsmap, a Polgis. Fa molto piacere che ci sono state delle domande e interesse a riguardo. E breve, direi settimana prossima, rilasceremo tutto accessibile a tutti gli utenti, perciò se voi siete interessati a provarlo potete registrarvi, come vi dicevo, per 31 giorni potete fare il test con 1 GB di spazio e un utente con il piano base. Perciò avendo Nextcloud e Leadsmap potete fare tutti questi test con gli utenti. Se vi vengono in mente altre domande che non vi ho risposto adesso, potete mandarmi una mail nel minor tempo possibile. Di solito in 24 ore cerco di rispondervi. Boh, se non ci sono altre domande, direi che il jailbreak potrebbe finire qua. Non so, Francesca, Manuele, se volete aggiungere qualcosa. No, direi di no. Se avete piacere, ci trovate la settimana prossima a Technology for All a Roma, dal 14 al 16 di novembre. E avremo un nostro stand e avremo anche una relazione il 16 mattina proprio sul rinnovamento di GSosting. Quindi, se qualcuno di voi ha piacere, ci trovate lì. Se no, arrivederci a tutti. Fermo la registrazione, Fra. Va bene, arrivederci a tutti, salve, buona Arrivederci. giornata.